cosa ricorderai di questa esperienza in consiglio regionale? L'esperienza che per la prima volta ho provato a fare il consigliere e ho provato la sensazione di mettere il voto, nel senso di astenermi oppure di dire del sì o del no. Questa esperienza noi già l'abbiamo vissuta alla Liotta. E io facevo parte di un partito che era il Partito dell'Unione e abbiamo imparato come era strutturato il Parlamento e avevamo un presidente. Poi abbiamo fatto l'ultimo giorno le elezioni e sono salito con 23 voti al primo consigliere. La proposta di legge che avete presentato riguarda il vostro territorio, vi siete guardati intorno e che cosa avete messo su carta? Abbiamo pensato che comunque la regione pensava più alla nostra crescita dal punto di vista culturale e comunque abbiamo voluto pensare più ai nostri svaghi che erano quelli psicologici. Come hai vissuto questa proposta di legge presentata in aula, che ricordo porterai? Un ricordo bellissimo perché è un'esperienza mai fatta e diciamo poche persone hanno avuto la possibilità di venire qui e quindi sinceramente l'ho vissuta proprio bene e quindi sarà un'esperienza che rimarrà per sempre nella mia mente, quindi racconterò a tutti come esperienza, proprio perché non è la prima volta, però ogni volta è unica, è diversa dalle altre. Prima di calpestare questo suolo regionale, che idea ti eri fatta della regione? Che cosa pensavi facesse? Sinceramente non avevo un'idea chiara perché non avevo mai approfondito, cioè non mi aveva mai incuriosito, però a vederla dal vivo è diversa da come la pensavo, non avevo un'idea chiara, però comunque tutti i dubbi sono stati, li ho tolti. A me mi è piaciuto molto quando abbiamo votato, sia per la nostra legge e sia per la proposta di legge dell'altra scuola. Io vorrei proporre più che ci sia più, che vengono più aiutate le scuole dei plessi come la mia, perché noi non siamo nella sede centrale ma siamo in un piccolo plesso e abbiamo meno aspettative rispetto all'altra scuola più grande. La tua scuola è nel Casertano? Sì, a Carano di Sessa Aurunga. Che cosa lamentate? Che l'aula informatica è piccola, non abbiamo una palestra e facciamo ginnastica giù nel cortile. Rientrata a casa, che cosa racconterai ai tuoi amici, ai tuoi genitori di ragazzi in aula? Racconterò che questa esperienza per me è stata molto significativa perché è un'esperienza nuova mai fatta e sono rimasta colpita da questa grande aula dove i consiglieri si recano. Questa esperienza per me è stata molto significativa perché mi è piaciuto molto quando abbiamo votato per la nostra legge e anche per la legge dell'altra scuola. E quindi sarò fiera di raccontare a tutti i miei genitori e ai miei amici dell'esperienza magnifica che ho appena trascorso. Michela, che cosa ti è piaciuto di questa giornata in consiglio regionale? Allora, mi è piaciuta perché ho visto da vicino quello che di solito vedo in televisione. Miriana, tu invece cosa racconterai ai tuoi genitori? Allora, mi sono divertita, è stata una bella giornata e mi piacerebbe di più passare queste esperienze, fare di più queste esperienze. Chiara, un giorno ti piacerebbe intraprendere questa carriera, la carriera politica? Sì, moltissimo, anche perché sono più a contatto con la gente e avrò molte responsabilità. Roberto, cosa ti è piaciuto di più di questa giornata? Essere a posto di un consigliere. Perché? Si prova una bella sensazione. Fabio, che cosa racconterai a casa quando tornerai ai tuoi genitori? Sono stata a posto di un consigliere regionale. Di chi hai letto anche il suo nome? Sì, Amenda, Marco Amenda. Che sensazione hai provato? Ti sei emozionato? Oppure è stata così, una delle tante gite scolastiche? No, mi sono emozionato. Pio, cosa ti ha colpito di questa giornata? Essere a posto di un consigliere regionale. Perché? È perché sembra una cosa bella, no? Essere a posto di una persona importante per la regione. Mi piacerebbe fare il politico oppure una possibilità che hai già scartato? Mi piacerebbe, però so che si deve studiare molto. Tu non hai tanta voglia, quindi. Diciamo. Tonia, cosa ti è piaciuto di questa giornata in consiglio regionale? Vabbè, è stata una cosa nuova. Noi giovani non siamo molto vicini alla politica, quindi è stata una nuova esperienza per avvicinarci di più. È stata una cosa interessante per conoscere meglio la politica, tutto quello che sentiamo anche tutti i giorni per la TV. Qualcosa che ti ha colpito di più rispetto alle altre? Vabbè,
Sì, di solito abbiamo sempre visto queste cose per TV, altre... è stato emozionante stare qui. Vincenzo, invece tra le proposte di legge di oggi, addirittura una rivolta appunto alle discoteche. Questa proposta è stata interessante, anche quando ho fatto quella domanda è stata fatta proprio per vedere come mi rispondeva la signora Presidente, quindi era già una domanda che io già avevo preparato a casa. La proposta di legge era una proposta di legge che avevamo preparato in classe con molte ore di lezione, con cura, proprio per fare, diciamo, una bella figura davanti alla signora Presidente. Quando andrò a casa, ai miei genitori di questa giornata racconterò come l'ho vissuta, cioè cosa abbiamo fatto, abbiamo visto la consigliera, cosa ci ha detto, la legge proposta. Qualcosa che ti ha colpito di più? Il fatto della discoteca. Lo condividi oppure eri tra quelli contrari? Tra quelli contrari. Perché? Vabbè, perché pure io a 15 anni sono stato in discoteca, non è che... E quindi sei favorevole che le discoteche restino aperte anche oltre le 2:30 di notte? Sì. Carmela Messa, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Sassarunca, che valori avete voluto trasmettere ai giovani con questa esperienza? Noi abbiamo preferito aderire a questo progetto per avvicinare innanzitutto i ragazzini alle istituzioni, ma anche per farli riflettere di più sulle problematiche del territorio, perché come avrete notato loro hanno focalizzato l'attenzione soprattutto su un problema giovanile, essendo una scuola media, soprattutto su un problema giovanile. Le politiche giovanili come dovrebbero essere potenziate a suo avviso? I ragazzi hanno dato delle ottime, un'ottima risposta. Il territorio più vicino ai giovani, loro giustamente hanno detto che la politica sì è vicina ai giovani, ma soltanto quasi esclusivamente dal punto di vista formativo culturale, mentre sarebbe necessario fare un'accoglienza diversa a questi giovani, soprattutto nel pomeriggio, al di fuori dell'orario scolastico. Delianna Facchini, insegnante della scuola di Chiaiano, lei è specializzata insomma nell'area scientifica, però ha voluto accompagnare questi studenti per trasmettere dei valori. Ecco, che cosa può trasmettere un'esperienza del genere? Innanzitutto i ragazzi si sentono più partecipi della vita sociale e a scuola noi abbiamo organizzato un piccolo Parlamento, quindi ci sono state le elezioni per i rappresentanti di classe, ogni ragazzo ha organizzato un gruppo e ha formato un partito, quindi nell'ambito del progetto C3 del PON, e quindi da questo poi è nata poi la simulazione di un piccolo Parlamento con dei piccoli ragazzini che hanno formato i candidati, il presidente, e ognuno di loro ha portato una loro proposta. Questo incontro qui è un po' il clou finale di questo progetto che è andato bene. Ecco, la vostra proposta di legge, quella presentata in aula, ha riguardato un plesso, cioè avete portato un bisogno reale del vostro territorio in aula. Un bisogno reale perché abbiamo purtroppo il ridimensionamento della scuola e forse ci sarà l'accorpamento con la scuola elementare, e abbiamo fatto la richiesta, se possibile, di organizzarci, togliere la struttura un po' fatiscente che c'è attualmente e portare i ragazzi e tutta quanta la scuola in un'altra struttura che è più adeguata e ha i locali vuoti, quindi potrebbe essere un'alternativa al disagio che attualmente c'è. Salvatore Napoli del coordinamento genitori democratici, in qualità di papà, come vede un'esperienza del genere? Quanto possono apprendere i figli da un interscambio istituzionale? Allora, diciamo che il nostro ruolo come associazione è quello di accompagnare la scuola attraverso dei percorsi di cittadinanza attiva, avendo riguardo in particolare nel formare i genitori di come usare gli organi collegiali. E in più noi ci preoccupiamo, attraverso una progettazione unitariamente alla scuola, a supportarli in alcune azioni specifiche.
È stato molto, infatti la nostra presenza qua stamattina è di questa unione che nasce dalla scuola e il territorio attraverso la rete di associazioni. Diciamo che il progetto che noi abbiamo voluto fare insieme alla scuola e condiviso pure con i genitori è quella proprio di fare una simulata di un'azione di come vive l'istituzione sul territorio, il ruolo delle istituzioni e come ci si arriva poi a rappresentare le istituzioni attraverso tutto il percorso di propaganda, di presentazione di programma, di scelta del logo e quant'altro. Siamo con Carmela Russo, docente della scuola media statale Enrico Berlinguer di Secondigliano. Professoressa, come ha preparato questi ragazzi a un incontro così importante, venire qui in consiglio regionale? Siamo partiti cercando di prendere in analisi una problematica attualissima in Italia, non soltanto che si presenta in questo momento, ma già da tempo, ovvero quello dell'evasione fiscale. Quindi siamo partiti nella lettura di alcuni articoli della Costituzione italiana, in particolare l'articolo 53, che mette in evidenza l'importante di rispondere e comunque di ottemperare alla legge del pagamento del sistema tributario. E noi abbiamo cercato in qualche modo di far capire quanto sia importante che la conoscenza del sistema tributario venga diffuso anche nelle scuole, proprio al fine di promuovere una cultura della legalità fiscale a partire dall'istruzione, coinvolgendo non soltanto gli alunni ma anche i genitori, e quindi organizzando, ad esempio istituendo delle vere e proprie giornate informative, così come esiste la giornata della memoria, che è stata una giornata istituzionalizzata per il ricordo degli ebrei e della cultura tedesca e quant'altro. Abbiamo cercato anche di promuovere l'istituzione di una giornata del fisco a scuola al fine di formare le nuove generazioni, perché questo è il primo tassello, insomma, da costruire, quello della formazione. Quindi abbiamo pensato a un tipo di intervento formativo e dall'altro un tipo di intervento maggiormente pratico, concreto, che potesse in qualche modo operare nel nostro territorio con l'ausilio delle regioni ma anche dell'Agenzia delle Entrate, operando proprio degli interventi al fine però di accertamenti ordinari, senza censurare la ricchezza, senza censurare chi lavora, ma soltanto al fine di accertare, insomma, stampa e scontrini fiscali, insomma accertare i beni comuni che comunque i ragazzi vedono nel nostro territorio, ma talvolta non se ne sa la provenienza. Siamo con Enza De Vincentis, docente della scuola media statale Enrico Berlinguer di Secondigliano. Professoressa, è un progetto, quello Ragazzi in Aula, che riguarda i ragazzi, ma anche in maniera più velata, naturalmente, i genitori. Come hanno preso, appunto, i genitori questo avvicinamento da parte dei giovani alle istituzioni? I ragazzi sono molto, i genitori sono stati molto contenti e partecipano attivamente a queste iniziative della scuola, proprio perché credono ancora in questa istituzione, perché la legalità nel quartiere dove vivono i ragazzi molto spesso non è rispettata. E quindi hanno accolto con grande entusiasmo e partecipano anche a riunioni a scuola. Voi docenti invece come avete vissuto questa giornata particolare, diversa naturalmente dalle altre? Alla fine si tocca con mano spesso quello che si legge sui banchi di scuola. È stata un'esperienza positiva anche per me, perché molto spesso anche per noi rimane un mondo immaginario questo della regione, del Parlamento, e quindi sono rimasta colpita positivamente. Soprattutto il comportamento dei ragazzi mi ha fatto molto pensare, perché molto spesso sono discoli, invece l'ambiente in cui sono entrati li ha veramente coinvolti positivamente e si sono comportati benissimo. Siamo con Emilio Cimmino, docente della scuola, dell'istituto secondario statale Maiorano di Santa Maria a Vico. Professore, quanto è importante per dei ragazzi avvicinarsi in questa età al mondo della politica? Moltissimo, anche perché loro stanno vivendo un'età particolare. Noi teniamo ragazzi che vanno dai 16 ai 20-21 anni, cioè già ragazzi che sono impegnati, che votano, esprimono il voto. E sono molto interessati, tant'è vero che io con diritto, fanno domande continuamente, e poi sono molto interessato pure per problemi economici, mai come adesso, diciamo, diventano l'argomento un po' tutti i giorni. Torna Ragazzi in Aula Gennaro Olivero, presidente di questa seduta che ha visto coinvolti tanti giovanissimi. Ecco, come si può avvicinare le nuove generazioni alla politica? E guarda, di questa esperienza che il Consiglio regionale sta facendo ormai da qualche anno, è un'esperienza estremamente positiva,
perché avvicina tanti ragazzi all'istituto della regione in modo da formarli per il futuro, ad avere maggiore considerazione per le istituzioni, cosa che forse in questa fase della nostra vita politica e istituzionale manca. Però questa attività incoraggiante, vedere molti ragazzi attenti che questa mattina hanno proposto nella loro forma delle proposte di legge, quindi si sono impegnati intorno ad una vicenda che magari li può vedere lontani dalle istituzioni, questa è una cosa importante. Questa esperienza continuerà sicuramente e sarà un contributo a far crescere tante giovani generazioni all'educazione di un rispetto istituzionale importante per il nostro Paese. I ragazzi infatti si guardano intorno, tant'è vero che le proposte di legge sono state proiettate soprattutto su quello che accade attorno a loro, ed è su questo che chiedono l'intervento della Regione Campania. Chiedono soprattutto interventi sui loro bisogni, ecco. C'era questa proposta della scuola di Napoli che riguarda un plesso da utilizzare per essere migliore e meglio funzionale per le loro attività. La proposta della Caio Lucilio che riguarda invece un rapporto più generale dei giovani e le istituzioni, soprattutto per i loro spazi e per le loro necessità e per i loro bisogni. Questa è una cosa importante, ritengo che per loro e per noi Regione avere questi incontri sia veramente uno scambio culturale tra generazioni diverse, ma che evidentemente però generazioni che vedo che migliorano rispetto alla nostra, e questo è importante. Siamo con Giuseppe Russo, capogruppo del PD in Consiglio regionale e oggi presidente di questa simulazione di seduta. Presidente, come ha trovato i ragazzi? Ma io devo dire, li ho trovati ragazzi molto svegli ed come dire, attentissimi a quello che accade. Io sono sempre del parere che molto spesso noi siamo indotti a pensare che le vicende che si vivono riguardino solamente il mondo degli adulti e i fanciulli siano in una sorta di limbo in cui, come dire, vivono tutt'altro. Invece no, io credo che anche loro si rendano conto, abbiano la percezione, la consapevolezza e anche la sensibilità di capire quando alcune cose non vanno per il verso giusto. E credo che solo lo slancio dei più giovani a volte ci riesca a far vedere cose e, come dire, che molto spesso i pregiudizi, i conformismi, la retorica, il mestiere in qualche caso non ci lascia intravedere. Beh, questa mattina diciamo è stata anche un'esperienza, per la verità una delle poche diciamo che ho fatto, di avere un'interlocuzione, un rapporto, un contatto con tanti giovanissimi, insomma, e vedere che anche il mondo della scuola si impegna per costruire una consapevolezza civile, beh, è una bella notizia. Insomma, io credo che un popolo si costruisca dal basso. L'etica di un popolo, il quadro dei valori, i principi. Credo che la scuola in questo senso può dare un contributo importante e significativo e credo che sia giusto continuare a fare questo sforzo. Siamo con Lucia Esposito, consigliere regionale del PD, da poco appunto è entrata nel Consiglio regionale. Lei oggi ha parlato ai ragazzi di quanto è difficile ancora oggi nel 2012 per una donna spesso entrare a far parte del mondo non soltanto politico ma anche nelle cariche più alte di vari settori. Sì, è così. Dobbiamo averne tutti grande consapevolezza. Per le donne è ancora difficile arrivare ai livelli più alti. Quello che è stato definito il soffitto di cristallo non l'abbiamo ancora infranto completamente e i numeri lo dicono chiaramente. Le donne hanno dimostrato di avere capacità, non devono più dimostrare di essere capaci in tutti i settori della vita e nonostante questo i numeri ci dicono che non sono nelle stanze dei bottoni, che non sono ai vertici della politica, che non riescono ad arrivare ai vertici dei settori dell'economia, per esempio. Questo vuol dire che c'è ancora tanta strada da fare. Noi ci avviciniamo tra l'altro lentamente alla giornata internazionale della donna, l'8 marzo. Credo che anche fra le ragazze più giovani, e non soltanto fra le ragazze, ma fra i ragazzi e fra gli uomini, questa consapevolezza di quanta strada ci sia ancora da fare debba essere tenuta alta, perché se le donne riescono ad arrivare
in alto danno un contributo alla intera società, all'intera collettività, perché sono portatrici di istanze che non sono soltanto personali, ma che rappresentano istanze familiari, istanze sociali, e quindi il contributo che possono dare può essere davvero grande. Anna Paola Voto, questa iniziativa Ragazzi in Aula promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale continua a mietere successi, e tra l'altro i giovani sono talmente entusiasti che dimostrano di percepire quello che è lo spirito proprio della Regione Campania, una finalità quindi raggiunta alla luce del fatto che loro hanno poi detto ai nostri microfoni non avevano proprio idea di cosa facesse l'ente regione. Sì, infatti diciamo che la finalità è quella appunto di abbattere questa distanza che è solo psicologica tra i ragazzi giovani e appunto la regione, perché molto spesso non mi capita di capire in aula quando pongo la semplicissima domanda: secondo voi che cos'è la regione, quella con la R maiuscola intesa come istituzione? Non sanno darmi una risposta, ma non perché i professori non li preparino, ma perché effettivamente nel concreto non sanno dare una risposta esaustiva a questa domanda. Poi nel momento in cui si siedono negli scranni, incominciano, come dire, a vivere i primi momenti dell'iniziativa, entrano nel vivo e da soli, non ho neanche bisogno tanto di direzionali, da soli conducono i lavori fino alla fine della giornata. Quindi la finalità viene pienamente raggiunta, anche, mi consenta, con un po' di improvvisazione. Non c'è nulla di preordinato, di preconfezionato, e l'improvvisazione fa parte anche della programmazione, perché noi vogliamo che si vivano un'esperienza emotivamente forte, diretta, non preparata, ecco, perché la preparazione e l'emozione non vanno di pari passo, non possono andare di pari passo, e quindi anche questo obiettivo è raggiunto proprio perché noi li accogliamo in maniera molto spontanea, molto naturale, e li invitiamo ad assolvere pienamente questo ruolo di neoconsiglieri nel momento in cui si siedono negli scranni. Oggi abbiamo fatto un esperimento nuovo, un gemellaggio fra una scuola della provincia di Caserta, per la precisione appunto i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Cao Lucilio di Sesta Aurunca, e una scuola di Napoli. Ed il caso, il caso ha voluto che entrambi gli istituti abbiano sottoposto all'attenzione del presidente delegato, che era il consigliere Gennaro Oliviero, hanno posto alla sua attenzione dei provvedimenti che riguardavano il recupero di edifici pubblici. In particolare appunto la scuola di Caio Lucilio ha sottoposto all'attenzione dell'aula degli interventi per rendere appunto degli spazi pubblici più vivibili per i giovani. Quindi l'esigenza che vedo sempre più forte dei giovani è quella di avere degli spazi più idonei ad essi dedicati, e questo è da dirsi, da sottolinearsi. E poi invece l'altra scuola, la scuola di Caiano, chiede addirittura con una petizione un trasferimento della scuola dall'edificio dove attualmente svolgono le loro attività scolastiche in un altro edificio che è praticamente in corso Chiaiano numero 50. Lo dico perché è stata volontà del presidente Gennaro Oliviero di sottoporre questa petizione all'attenzione del presidente Paolo Romano, affinché con una lettera di accompagnamento la rappresenti al sindaco di Napoli, affinché ne prenda visione e possa valutare l'opportunità di portare a compimento questa loro richiesta. E certo siamo contenti perché vuol dire che appunto quello che dicevo inizialmente, l'obiettivo di questa nostra iniziativa fortemente voluta da Paolo Romano, e lo sottolineo perché vi sta dedicando tante risorse, è proprio quello di avvicinare i giovani a questo palazzo di vetro, a renderlo trasparente proprio come è, e a fargli capire che attraverso una loro partecipazione, attraverso una loro piena consapevolezza dell'importanza che essi hanno come futura classe dirigente, di contribuire a darci anche dei suggerimenti alla classe politica attuale su quelle che possono essere le politiche da intraprendere a favore dei cittadini campani. Doppio appunto
appuntamento anche oggi per il progetto Ragazzi in Aula. Quali le proposte di oggi? Allora, sì, doppio appuntamento. Diciamo prima le scuole, la scuola media statale Enrico Berlinguer di Napoli e l'istituto di istruzione secondaria Ettore Maiorana di Santa Maria Bico di Caserta. Oggi un taglio diverso delle leggi. L'altra volta abbiamo notato molta attenzione sull'edilizia urbanistica, sui problemi dell'ambiente. Oggi mi ha particolarmente colpito una proposta di legge, questa presentata dalla scuola media statale Enrico Berlinguer, che pone l'attenzione sull'evasione fiscale. Quindi, e devo dire che i ragazzi che si sono fatti promotori di questa iniziativa legislativa mi sembravano molto informati anche sulle problematiche, diciamo, relative allo stato di crisi che l'Italia sta vivendo e alle possibilità che ha questo governo tecnico di risoluzione di questi problemi. Tanto è vero che il consigliere è intervenuto in rappresentanza dell'Assemblea legislativa, Giuseppe Russo, è stato anche, come dire, oggetto di molte curiosità in tal senso da parte dei ragazzi, domande inerenti non tanto alla problematica regionale ma a quella nazionale, e questo mi ha particolarmente colpito sempre per quel ragionamento che si fa relativamente ai giovani, di vederli un po' distanti dalla politica, mentre noi vediamo in quest'aula un atteggiamento completamente diverso, molto partecipativo, molto responsabile e soprattutto ragazzi molto informati, direi, e anche portati per questo, diciamo, ruolo che sono chiamati a interpretare all'interno dell'aula come consiglieri regionali. E il presidente Giuseppe Russo, che tra l'altro è il suo secondo mandato elettorale, chiaramente si è fatto portavoce anche di un invito particolare ai giovani, cioè proprio questo di studiare e soprattutto di interessarsi a quella che è la politica, perché come ha detto e ha ribadito più volte, un paese senza la politica è un paese allo sbando, un paese senza guida, e quindi li ha invitati a credere appunto nella politica come interprete appunto di quelle regole di convivenza pacifica e civile sulla quale si fonda un paese democratico come il nostro. E poi c'è stata la seconda scuola, questa di Santa Maria Bico, che ha portato una proposta invece proprio di carattere diverso rispetto a tutte quelle che fino ad ora erano state presentate, portando all'attenzione dell'Aula un problema molto attuale, che è quello dello sballo nelle discoteche, che purtroppo intacca l'incolumità di tutti quanti, soprattutto dei giovani, soprattutto nei fine settimana. È intervenuta qui oggi la neoconsigliera subentrante, la dottoressa Lucia Esposito, alla quale sono state rivolte molte domande, perché essendo molto giovane chiaramente ha sollecitato la curiosità dei ragazzi, soprattutto per quanto riguarda il suo impegno in politica, come ha cominciato a impegnarsi in politica, e anche i suoi interventi sono stati molto mirati, e devo dire ci si è molto soffermati anche sul ruolo che le donne hanno in politica, sul primato che ha la Campania relativamente alla presenza di 12 consiglieri qui in consiglio regionale, e quindi chiaramente ella ha portato all'attenzione dei ragazzi non soltanto, diciamo, quella che è stata la sua esperienza personale, ma anche le problematiche a cui una donna va incontro nel voler appunto intraprendere questo percorso della politica, che resta ancora un percorso di stampo maschile, diciamo, vuoi per impegni, vuoi per il tempo che una donna vuole dedicare sì alla politica, ma che spesso diciamo ha difficoltà, perché la donna è chiamata poi a interpretare anche il ruolo, diciamo, trainante nella famiglia oltre che nella società civile. Vorrei concludere che appunto il Presidente del Consiglio mi ha anche invitata in qualche modo a impegnarmi rispetto anche ad un'indagine statistica sull'atteggiamento dei giovani campani in politica. Stiamo mettendo a punto un programma per capire come poter, come dire, condurre proprio un'indagine scientifica sull'approccio dei giovani campani in politica, e la Campania sarebbe una regione pilota in tal senso, perché fino a questo momento non è stato fatto. Stiamo lavorando, speriamo di portare a compimento anche questo nuovo progetto, però che chiaramente potremmo realizzare soltanto al termine appunto di questo ciclo di visite del progetto Ragazzi in Aula edizione 2011-12, che si concluderà chiaramente con la conclusione dell'anno scolastico in corso.